Vai a scuola, prendi buoni voti e arriva alla laurea o al diploma e avrai la garanzia di una vita di successo. Ora avrai già sentito queste cose e se stai guardando questo video probabilmente saprai già che questa prospettiva non è sempre sicura, vero? Saprai anche che le cose sono cambiate e che avere una laurea o un certificato o un diploma, che quelle cose non ti porteranno per certo ai tuoi obiettivi. Se ciò che dicono è vero, perché sempre più studenti che si diplomano stanno faticando anche solo a pagare il debito scolastico? Perché non riescono a trovare un lavoro? Sono assolutamente certo che ci siamo spostati da un'economia del lavoro a quella di adesso, che definirei economia delle competenze. Non è più un titolo a portare a casa il denaro, ma sono le tue conoscenze che pagano le bollette. Perciò oggi voglio condividere 9 abilità esclusive che credo che tu voglia conoscere, 9 capacità che non sono semplici da apprendere, che sono difficili, ma che proveranno il loro valore per sempre. Benvenuto in direzionecrescita.com, il primo canale di crescita personale in Italia, dove ogni giorno vieni guidato verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Se ancora non lo sai già, iscriviti ed attiva le notifiche così da rimanere aggiornato su ogni nuovo video che pubblichiamo. Abilità numero 1. Il copywriting. Saper fare copywriting significa scrivere email, creare landing page e moduli degli ordini, descrizioni, siti di e-commerce e annunci di Facebook, e tutte le inserzioni che vedi in rete. È il potere di utilizzare le tue parole scritte per persuadere e convincere le persone a comprare. Dunque è qualcosa che vuoi sviluppare, perché tutte le aziende in rete, chiunque faccia marketing online, chiunque voglia vendere qualcosa, tutti hanno bisogno di copywriter. E ci sarà sempre bisogno dei tuoi servizi se sei un copywriter di talento. E imparare ciò che è da conoscere vuol dire che dovrai saper comprendere le persone, conoscere la psicologia umana, essere esperto di linguaggio, così da capire come invogliare gli altri a compiere qualcosa. Questo è il copywriting. Abilità numero 2. Persuadere all'acquisto. Con la persuasione puoi convincere o influenzare qualcuno dal vivo o dallo smartphone a comprare un tuo prodotto ed è molto, molto semplice. Quella che è la sfida è che ci sono molte persone che associano pensieri negativi alla parola compere e pensano, oh, che cosa brutta il comprare, e resta un clima negativo legato alle vendite o all'essere convinto di comprare. Ma nella vita, se non sei capace di comunicare, se non sei capace di esprimere il tuo valore, beh, sarà molto difficile per te andare lontano e il saper vendere non te lo insegnano a scuola, non c'è un manuale. Ma parlando di persuadere, la cosa importante, il mio consiglio è non accontentarti di vendere merce di poco valore, qualcosa che costa 100 o 200 dollari. Per avere successo, per guadagnare più soldi, dovresti concentrarti su prodotti di prestigio, cose che costano migliaia di dollari, decine di migliaia, perché la commissione che ti spetta sarà molto più alta rispetto a vendite ordinarie. Abilità numero 3. Il saper fare consulenza. È grazie alle difficoltà e al perché ci sono tanti cambiamenti nel mondo degli affari che le aziende hanno bisogno di aiuto. Serve loro una guida che le suggerisca. Hanno bisogno di consulenti. Sto parlando, per esempio, di un aiuto per i social media, o per il management, per la leadership, o per le vendite, o ancora per la tecnologia. Ci sono così tante aree in cui un'azienda potrebbe avere bisogno di un consulente, quindi il fare consulenza è una pratica molto, molto preziosa da sviluppare. Un aspetto positivo dell'essere un consulente è che non devi investire molto denaro per guadagnare se stabilisci un fermo, il che significa che riceverai un compenso mensile per la tua assistenza a un cliente e se sei un consulente di alto livello avrai bisogno in qualche caso di un paio di clienti per raggiungere un reddito a 6 cifre. Quindi il fare consulenza è sicuramente qualcosa di molto molto importante da approfondire in questo panorama economico. Abilità numero 4. Programmare software. Con tutte le aziende di tech e tutti i loro programmi app, il mercato richiede, e ne è affamato, di bravi programmatori, brave persone che abbiano talento nel coding. Quindi questa abilità è necessario che tu inizi a studiarla presto. Se sei un po' più avanti con gli anni non è così semplice, ma per le persone giovani questa è un'area che ha sempre nuove richieste, che è sempre rilevante. Abilità numero 5. Incanalare le vendite. Non sto parlando di costruire un classico sito web, ma di creare un canale dove vendere. Potrebbe essere per l'insegnamento di un webinar, potrebbe essere una landing page, un lead magnet per potenziali clienti. E se non capisci alcuni di questi termini non importa, là fuori c'è un grande mercato per persone che cercano canali di vendita, il che significa che cercano modi per catturare l'attenzione e recepire il traffico e convertirlo in vendite. E se sei qualcuno che può aiutarli a farlo, potresti guadagnare molto e avere molto successo con le aziende che vogliono aumentare le vendite. E se puoi provvedere a soddisfare questo servizio, sapere incanalare le vendite è molto utile.
L'essere esperto in questo campo richiede altri requisiti. Serve essere un buon copywriter e avere certe competenze o avere buone capacità di design in altri settori. Quindi, che tu voglia concentrarti su questa abilità o su altre ancora, dovrai realizzare che incanalare le vendite è un'abilità racchiusa in altre e che solo combinandole riuscirai a svilupparla. Abilità numero 6. Capacità di parlare in pubblico. Aziende e organizzazioni sono alla costante ricerca di speaker e sono disposte a pagare somme altissime per averne uno. Perciò, anche se parlare alle persone potrebbe essere un'abilità difficile da imparare, poiché la maggior parte delle persone ha paura del rifiuto degli altri o di essere imbarazzata davanti a tutti, è possibile superare la paura. E puoi avere una capacità che è richiesta da organizzazioni e compagnie, la capacità di parlare in pubblico. Una grande abilità da sviluppare. Abilità numero 7. Il chatbot marketing. Ti starai chiedendo, che cos'è un chatbot? Se pensi a un'email, ciò che esisteva in passato e che esiste ancora oggi è quello che viene chiamato un autoresponder, cioè una serie di email precostruite in maniera sequenziale, in modo che quando all'interno di un sito lasci il nome e l'indirizzo mail per ricevere più informazioni, per un periodo di tempo ricevi messaggi automatici dal venditore o dal suo business. Un chatbot ha lo stesso concetto in forma di chat privata. C'è una grande richiesta per chi conosce il chatbot marketing. Perché? La risposta è che il mercato si sta spostando su dispositivi portatili, giusto? E sempre più persone hanno bisogno che i software siano installati al loro interno. Questa è una frontiera richiesta e di cui molte persone non sono a conoscenza. Per essere un bravo marketer, però, avrai bisogno di alcune conoscenze di copywriting, insieme ad alcune basi di programmazione o tech, e non è complicato, si può fare. Avrai bisogno di tempo, e non è facile, ma nulla che non si possa imparare. Abilità numero 8. Capacità sistemistica. Dato lo sviluppo della tecnologia, ora le aziende hanno anche bisogno di esperti. Hanno bisogno di qualcuno che le aiuti a organizzare differenti affari e aspetti del business, come per esempio i processi lavorativi, o la cultura interna del lavoro, l'andamento generale. Ci sono così tante cose che richiedono un aiuto, persino i progetti, giusto? Perciò la sistematica è una capacità di grande valore, soprattutto quando ti specializzi in un certo ambito. Le organizzazioni sono pronte a spendere grandi somme per esperti in questa disciplina. Abilità numero 9. Competenze di digital marketing. È facile capire il perché. Sto parlando di Facebook, o dei social media, o di Instagram, o ancora degli e-commerce. Chiunque abbia delle buone capacità di marketing digitale, e sottolineo buone, non scarse, sarà sempre richiesto. Come altre abilità, il digital marketing ha bisogno dell'unione con altre discipline. Quindi un buon digital marketer ha bisogno di una varietà di conoscenze, deve conoscere il copywriting, le basi di designing e di programmazione e deve saperle mettere insieme. E se lavora con un cliente, deve saperli persuadere, deve attirare clienti che possono pagare mensilmente o che hanno grandi progetti. Deve saper scrivere una proposta o un piano di lavoro, conoscenze di copywriting di quel tipo. 9 abilità che potresti non aver considerato, o che non potresti conoscere, che sono difficili da imparare, ma che saranno utili per sempre. Voglio che tu sappia questo, che le conoscenze sono uguali al profitto. Non c'è più una laurea che porta i soldi a casa, non c'è più il lavoro che porta i soldi a casa, ma sono le conoscenze. Devi prendere una decisione consapevole su come investi il tuo tempo e formarsi per stare al passo con il mondo è alla base di tutto. Se sei interessato, qui in basso potrai trovare delle risorse utili alla tua formazione, oppure richiedere una consulenza uno ad uno per essere seguito con metodi e strategie più avanzate che ti aiuteranno a pianificare il tuo successo. In tutti i casi, scoprirai che si possono fare salti da gigante applicando le giuste tecniche con costanza ed impegno. Ricorda, se non sei tu a programmare il tuo successo, stai andando incontro al tuo stesso fallimento. Per questo video è tutto, ricorda di iscriverti al canale ed attivare le notifiche per stare sempre aggiornato su ogni nuova uscita. A presto!